Bentrovati con l'informazione di 189 News. Perdita di gas da un altoforno Ilva questa mattina. Ve ne parleremo nell'edizione di oggi. PISLINK, un osservatorio sulla mortalità a Taranto. Intesa sulla sicurezza Ilva sindacati. Assalto al postamat di Lama, indagini della polizia. Calcio e attesa per Taranto-Catania. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Questa mattina si è registrata all'interno di un cunicolo interrato delle batterie 11 e 12 dello stabilimento Ilva di Taranto una perdita di lievissima entità di gas d'altoforno su una tubazione che alimenta le batterie stesse. L'evento si è verificato in un ambiente chiuso dove al momento non c'era personale e senza emissioni in ambiente esterno. Il sistema di rilevazione fisso, appositamente predisposto, ha segnalato tempestivamente la presenza di tracce di gas. I controlli di routine effettuati pochi minuti prima, condotti dal personale addetto, dotato di appositi rilevatori personali di gas, non avevano rilevato alcuna anomalia. Si è attivata immediatamente la procedura di emergenza, secondo quanto previsto dal piano di emergenza interna. È stata circoscritta l'area interessata, intercettata e bonificata la tubazione interessata. Nel rispetto della procedura è stato anche allontanato il personale che si trovava nelle vicinanze. L'emergenza è cessata poco dopo e sono già in corso le operazioni necessarie al ripristino. Non si sono registrati problemi a persone o impianti, è una nota dell'azienda. EPISLINK chiede che venga istituito a Taranto un osservatorio sulla mortalità. Vediamo tutto nel servizio. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di PISLINK per richiedere un osservatorio della mortalità in real time a Taranto. L'osservatorio serve ad avere il punto della situazione e capire se si verificano periodi di criticità attribuibili all'inquinamento atmosferico o ad altre cause. Sì, sono i dati che sono stati raccolti dal dottor Stefano Cervellera, che è collaboratore dell'Università di Bari ed è esperto di statistica e demografia. In particolare, questi dati calcolano quanti anni di vita in città perdiamo ogni anno. Questo significa che mentre ci siamo concentrati spesso sui tumori e sulle altre malattie, sulle altre forme di decesso per cause ambientali, spesso abbiamo ignorato che la durata di vita degli anziani è inferiore rispetto alla durata di vita di altri anziani della provincia o della regione. A Taranto gli anziani arrivano in condizioni di salute peggiori. E qui il nesso con il contesto ambientale, con la contaminazione, è ovviamente da stabilire, ma è verosimile. Gli anziani quindi a Taranto vivono di meno e questi sono i numeri che presentiamo. A Taranto ogni anno si vive 1340 anni in meno rispetto al resto della regione. I dati si ottengono raffrontando statisticamente la speranza di vita dei cittadini di Taranto con la speranza di vita della provincia e della regione. Questi dati sono sostanzialmente prodotti dai medici di base, cioè i medici di base registrano la morte di un individuo, lo trasferiscono all'ASL, dall'ASL va poi all'ufficio anagrafe del comune che lo trasmette alla che lo trasmette poi dopo all'Istat e l'Istat all'ufficio statistico del comune e che a sua volta lo trasmette all'Istat. PISLINK ripropone l'utilità dell'osservatorio sollecitando il sindaco di Taranto per la sua attuazione. L'Ilva in amministrazione straordinaria ha firmato un protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, WILM, USB e FLMU, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, della salute e dell'ambiente. L'iniziativa fa seguito alla riunione del 21 settembre scorso a Roma, alla presenza dei commissari straordinari in cui si è concordato di avviare nuove iniziative dirette ad implementare e potenziare il flusso di informazioni fra azienda e sindacati. In particolare viene recuperata l'esperienza del comitato di stabilimento che verrà convocato entro il mese di ottobre. A tale strumento si affiancherà un comitato ad hoc per monitorare le ditte terze con focus al tema della sicurezza.
Infine verranno calendarizzati appositi incontri sullo stato di avanzamento delle prescrizioni fissate dall'autorizzazione integrata ambientale AIA. Dalla legittimazione dell'ILVA ad inquinare per effetto dei decreti emanati nel tempo dal governo italiano al ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani di 130 residenti del comune di Taranto e nelle aree limitrofe per violazione del loro diritto alla salute e l'integrità psicofisica in relazione proprio all'inquinamento prodotto dal siderurgico. Il ricorso, che come affermato dal governatore di Puglia Michele Emiliano sarà sostenuto dalla Regione, presentato dagli avvocati Andrea Saccucci e Roberta Greco, mira fra l'altro a far luce sui tempi del processo e sulle ulteriori nuove azioni da intraprendere a tutela della salute di tutti gli abitanti delle aree interessate dall'inquinamento dell'ILVA. Ritengo che si tratti di una difficoltà non soltanto tecnica, come sostiene il governo nella sua richiesta di proroga, cioè dovuta alla difficoltà di raccogliere il materiale da parte delle informazioni utili da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, materiale e informazioni peraltro già evidentemente in possesso del governo italiano, ma che si tratti anche di una difficoltà di tipo giuridico e morale, nel senso appunto che il governo non ha evidentemente argomenti validi da spendere per contrastare le contestazioni che sono mosse nel ricorso, e ha anche una difficoltà di tipo morale nel farlo, visto la gravità della situazione denunciata. Abbiamo ovviamente un'AIA, abbiamo delle prescrizioni ambientali, che però, la cui attuazione però è stata posticipata nel tempo, fino ormai al 2019, sostanzialmente quindi legittimando la prosecuzione dell'attività anche con quindi emissioni nell'ambiente non conformi agli standard che sarebbero invece richiesti. Il procedimento è accorpato al primo ricorso presentato alla Corte Europea nel 2013 da Lega Mionici, dito puntato contro il governo quindi per l'assenza di un quadro normativo e amministrativo idoneo a prevenire e ridurre gli effetti gravemente pregiudizievoli sulla vita e sulla salute dei residenti derivanti dal grave e persistente inquinamento causato dall'ILVA. E parliamo del delitto Scazzi. Il sostituto procuratore Mariano Buccoliero ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone accusate di falsa testimonianza, fra cui Michele Misseri e Ivano Russo, che avrebbero tenuto nascosti i fatti inerenti all'omicidio della quindicenne di Avetrana o che li avrebbero alterati dinanzi ai giudici. La decisione del GIP Vilma Gilli in merito è attesa per il prossimo 18 novembre. Intanto lo zio della vittima, Michele Misseri, ieri è tornato a parlare in TV e ad autoaccusarsi dell'omicidio. Per Misseri la Cassazione non restituirà la libertà a sua moglie Cosima e a sua figlia Sabrina, condannate all'ergastolo in primo e secondo grado e detenute nel carcere di Taranto con l'accusa di omicidio. Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri sulla strada che collega Palagianello a Palagiano, sulla Statale 7 all'altezza dello svincolo che immette sull'autostrada A14 in direzione Palagiano. A causa di uno scontro fra un'auto e un trattore ha perso la vita il conducente del mezzo agricolo, un uomo di 41 anni, Pasquale Leggeri. Il conducente dell'auto ha riportato ferite non gravi, la strada è rimasta bloccata per alcune ore. Sul posto carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco. La notizia ha destato commozione e rabbia a Palagiano, dove risiedeva il giovane, trattorista e grande lavoratore nel settore agricoltura, sposato e padre di una bambina. Il 48enne Vincenzo Delisi Tarantino è stato arrestato ieri dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara per violenza sessuale in concorso su un minore. Gli episodi avvenuti a Taranto risalgono a fine 2007. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ionico. L'uomo è stato portato nel carcere di San Donato, nel quale dovrà scontare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. E la polizia è sulle tracce dei banditi che incappucciati hanno assaltato nella notte il postamat dell'ufficio postale di Lama. I malviventi sono stati messi in fuga dalle urla di un residente e subito dopo dall'arrivo degli agenti. I militari del nucleo polizia tributaria di Brindisi hanno sequestrato in località Restinco una piantagione di marijuana, oramai giunta a maturazione e prossima allo sradicamento per la successiva essiccazione. Ben 236 piante, di dimensione ed altezza diversa, tutte superiori ai 2 metri, erano occultate nel cuore di un terreno agricolo di 1,5 ettari, adibito alla coltivazione di gran turco, al cui interno era stato realizzato un impianto di irrigazione. Il conduttore del terreno è stato denunciato.
Un workshop per la salvaguardia dei cetacei si è svolto questa mattina. Vediamo. Un workshop per la salvaguardia dei cetacei nei nostri mari. Capodogli e delfini dei nostri mari, criticità e strategie di protezione. L'evento organizzato dalla Fondazione Michelagnoli si è svolto questa mattina nel Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto. Nell'Alto Ionio e nel Golfo di Taranto la presenza dei cetacei è innegabile e cresce l'interesse per l'aspetto biologico ed ecologico di questa specie. I cetacei sono una componente importante della biodiversità marina, ma sono molto sensibili alle variazioni ambientali di varia origine e natura. La Fondazione Michelagnoli, impegnata ad accrescere la conoscenza dello stato dei mari e della tendenza evolutiva della loro funzionalità ecologica, ha organizzato un workshop con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sulla presenza e le esigenze dei cetacei nel Golfo e nella decente area dell'Alto Ionio e promuovere l'adozione di procedure di azione per una migliore conservazione. La presenza dei delfini e dei capodogli accertata fanno parte ormai dell'immagine e dell'identità di Taranto. Non poteva che essere così. Già nel passato il delfino era il simbolo di Taras, ha dichiarato il presidente della Fondazione Michelagnoli, Fabio Caffio, ammiraglio in congedo, che propone una carta di Taranto, un documento programmatico con le misure precauzionali da adottare. Come Ionian Dolphin Conservation, ha aggiunto il presidente Carmelo Fanizza, diffondiamo la possibilità di rendere economicamente sostenibile l'attività di ricerca scientifica con il coinvolgimento dei cittadini. Un incontro che ha acceso i riflettori su una risorsa del territorio da tutelare. I lavoratori di Sanità Service incrociano le braccia e proclamano una giornata di sciopero per l'11 ottobre. Visto l'esito negativo del tentativo di raffreddamento proposto dalla Prefettura di Taranto, hanno deciso insieme all'USB di scendere in piazza in un corteo per protestare contro una serie di problematiche che durano ormai da troppo tempo. Mancato passaggio a full time del personale ausiliario, Sanità Service, ASL di Taranto e dell'eccessivo ricorso alle ore di straordinario orario aggiuntivo. Mancato pagamento dell'indennità di turno H24, indennità di rischio radiologico e biologico, assenza dell'organigramma aziendale e mancata adozione del modello organizzativo. E la Giunta regionale ha approvato nella seduta del 28 settembre i bandi di concorso di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico. Il provvedimento è in corso di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it entro il termine perentorio del 10 novembre. Il sistema sarà attivo dalle ore 12 dell'11 ottobre 2016. Divulgare la cultura dell'affido nelle famiglie di Taranto è quanto si propone il progetto Ti presento in affido, presentato questa mattina da Bina Santella, presidente del Tribunale dei Minori. Ascoltiamola. Io voglio smentire quello che ha detto lei, che le famiglie di Taranto non siano disponibili. Molte volte non si conoscono neanche gli istituti processuali per accedere all'affidamento familiare. Quindi uno degli obiettivi del progetto è diffondere la cultura dell'affido e raccogliere le disponibilità delle famiglie. Quindi il progetto è articolato in due fasi, diciamo. Innanzitutto noi aspettiamo che molte famiglie si possano proporre, dopodiché facciamo una piccola istruttoria sul profilo anche familiare di queste delle coppie o dei single che si propongono, per poter fare poi l'abbinamento con un ragazzo che ha chiesto di essere collocato in famiglia. La famiglia che ospita un minore straniero può accedere anche dei contributi mensili che sono previsti dalle leggi nazionali e da quelli regionali. E quindi voglio dire, dal punto di vista del costo del mantenimento, non ci sono ostacoli a fare questo tipo di esperienza. Quello che invece serve è la disponibilità, l'accoglienza e approcciarsi a questi temi senza pregiudizio e considerare questo ragazzo che va a vivere all'interno della famiglia in maniera familiare. Domenica 2 ottobre allo Stadio Comunale De Bellis di Castellaneta sarà presentata l'associazione Centro di Competenze Droni, nata con l'obiettivo di sviluppare e sperimentare nuove tecnologie per l'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto, non solamente aerei ma anche terrestri e acquatici.
La presentazione sarà animata dal Model Show con l'esibizione di automodelli benzina ed elettriche del team PDM ed è patrocinata dal Comune di Castellaneta, assessorati allo sport e alla cultura. Domani, sabato 1 ottobre, si va in bici sulla strada del vino e delle vigne storiche, insieme a Confguide, l'associazione delle guide turistiche di Confcommercio, per l'ultimo appuntamento del cartellone Parco Archeologico di Manduria, una storia da raccontare, messo a punto dalla città di Manduria insieme a Confcommercio Taranto e Manduria. Si parte alle 16 da Piazza Scegnu, nei pressi dell'ingresso del Parco Archeologico. E fra un mese sarà Spartan Race. Fervono i preparativi per la principale competizione ad ostacoli del mondo che si svolgerà a Taranto il 29 e 30 ottobre nelle aree circostanti Parco Cimino. Tra i principali artefici dell'evento c'è Puglia Promozione, che è scesa in campo per sostenere l'iniziativa, ritenuta un volano formidabile per il turismo di Terra Ionica. Abbiamo ascoltato il commissario straordinario di Puglia Promozione, Paolo Verri. Paolo Verri, Taranto Spartan Race, un binomio interessante che gode però del grande beneficio di poter contare sull'attenzione di Puglia Promozione. Beh, intanto è un nostro dovere promuovere Taranto, ma soprattutto è un nostro piacere, perché Taranto è una città straordinaria, era il punto d'arrivo del Grand Tour, un Grand Tour che negli anni 50-60 partiva da Firenze e arrivava fino al Mar Piccolo. Ci siamo un po' dimenticati di questo ruolo di Taranto, probabilmente perché Taranto ha avuto un'immagine molto negativa dovuta a storie che ben conosciamo. Oggi i turisti tornano a frequentare in maniera numerosa Taranto e Taranto può essere un assoluto punto di forza per il turismo pugliese. Naturalmente è stato sottolineato in questa conferenza stampa come anche con poco e naturalmente utilizzando delle grandi manifestazioni anche organizzate da privati si possono raggiungere grandi risultati. Beh, ci vogliono professionisti, di sicuro Angelo Zomegnan, che è stato direttore del Giro d'Italia per 7 anni, professionista straordinario. La Spartan Race è un brand internazionale, quindi non portiamo qualcosa di locale a Taranto, portiamo con delle risorse anche abbastanza esigue una manifestazione che porterà oltre 3.000 persone da tutto il mondo. Verranno dagli Stati Uniti, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, e quindi saranno delle persone che poi attiveranno il passaparola, che è il sale del turismo. Il turismo è fatto qualcosa da invitare delle persone a vedere un luogo delle quali poi parleranno per anni. Io credo che di questa cosa si parlerà per anni, anche perché la nostra idea è di avere un piano di investimento almeno triennale sulla Spartan Race, l'ultimo appuntamento in Europa di questo tipo prima delle finali internazionali, quindi potrà diventare proprio anche un appuntamento stabile all'interno di uno sport che si va affermando. Domani, sabato 1 ottobre, a partire dalle 10 al centro commerciale Mongolfiera di Taranto, si terrà il flash mob in contemporanea nazionale dedicato alla giornata mondiale dell'allattamento. Lo slogan di quest'anno è "Allattamento, una chiave per lo sviluppo sostenibile". La manifestazione prenderà con l'intervento del neonatologo Renzo Furleo. Alle 11.30, in concomitanza nazionale, il flash mob. 20 mamme che la maglietta bianca con il logo della manifestazione, che rappresenta il dress code di questo flash mob, allatteranno al seno i loro bambini. Seguiranno momenti ludici. Passiamo allo sport, attesa per il match casalingo del Taranto contro il Catania di domenica sera allo Iacovone. Lo spalluto. La madre di tutte le partite si avvicina, anche se sarà un altro appuntamento solitario con l'assenza della tifoseria ospite sancita dal CASMS e dal Ministero dell'Interno. L'attesa per Taranto-Catania cresce con l'ormai avvenuta partenza delle prevendite. Gli ultimi dubbi adesso riguardano esclusivamente la formazione di partenza. Papagni rivelerà solo domenica l'11 che affronterà gli etnei. L'interrogativo principale resta quello difensivo, con il reparto privato dell'apporto di Altobello e Stendardo. Potrebbe essere confermato l'assetto visto in campo nella parte finale del match di Foggia, con l'arretramento dei due centrocampisti Balzano, sicuro del posto, e Nigro, probabile. Altrimenti sarà De Giorgi a fare un passo indietro dalla posizione di esterno con l'ingresso di Potenza a sinistra. In avanti il tecnico bisceglese avrà bisogno di maggiore velocità e fantasia per cercare di scardinare la difesa siciliana. Stavolta Viola potrebbe partire dall'inizio, al fianco di uno tra Magnaghi e Balestreri con Bollino dietro le punte. Il Taranto punta alla rivincita dopo 14 anni dai playoff che negarono la Serie B. Non sarà una partita come le altre.
Aperta da ieri la prevendita dei biglietti per la 7ª giornata del campionato di Lega Pro. Taranto-Catania in programma domenica 2 ottobre alle ore 20:30 allo Iacovone. Il ritardo dell'apertura della prevendita dei biglietti per la partita in oggetto è stata determinata dalla necessità di attendere le decisioni ufficiali del CASMS, che ha sancito la chiusura del settore ospite, il divieto di vendita per i residenti nella regione Sicilia e possessori della tessera del tifoso del Calcio Catania. I tagliandi d'accesso allo stadio possono essere acquistati in tutti i punti vendita autorizzati Booking Show. Amichevole ieri per il Martina Calcio, che a Massafra ha affrontato la formazione locale militante nel campionato di promozione. 0-3 il risultato finale con marcatori Birtolo, Doppietta e Rito. Una sorta di test per la squadra allenata da mister Gigiuli in vista della prossima gara di campionato, primo match casalingo, e utile per dimenticare velocemente l'esordio in campionato. Domenica 2 ottobre sul campo Pergolo di Martina Franca la squadra dovrà affrontare i ragazzi sprint Crispiano. E da quasi un mese l'Athletic San Marzano si allena intensamente e con grande impegno per preparare al meglio il prossimo campionato FIGC, che ormai è alle porte. Ufficializzati i gironi, che l'ambizioso numero 1 nero-verde, Cataldo, Abate e Matteo, commenta così. Si tratta di un raggruppamento composto da 8 compagini, girone che definisco bello ed affascinante. Non vedo trasferte distanti, ma molte sono insidiose per il potenziale dell'avversario. Andremo 3 volte nelle Cese, 2 volte a Taranto. Poi le trasferte di Martina e il quasi derby con il Soccer Sava. Noto giornalmente margini di miglioramento. E le squadre giovanili del Taranto sono pronte a scendere in campo per il prossimo turno di campionato. La Berretti di Fabio Prosperi giocherà domani, sabato 1 ottobre, quando affronterà in trasferta l'Unicusano Fondi nella 2ª giornata di campionato. Il match avrà inizio alle ore 15. Terzo impegno in campionato invece per le formazioni Under 15 e Under 17 rosso-blu, la compagine allenata da Cosimo Zazzangla giocherà a Siracusa domenica 2 ottobre a partire dalle ore 9:30. A seguire, precisamente alle 11:15, il team guidato da Salvatore Del Vecchio affronterà sempre il Siracusa in terra sipula. Roberta Vinci e l'Azzurra al via nel China Open di scena sui campi in cemento di Pechino, in Cina. La 33enne tarantina numero 15 WTA e 13esima testa di serie è stata sorteggiata al primo turno contro la wild card di casa Sai Sai Zheng, numero 79 del ranking mondiale. Tra le due non ci sono precedenti, il match è programmato per le ore 5 italiane di domenica 2 ottobre prossimo. In gara ci sono tutte le più forti ad esclusione di Serena Williams. Roberta Vinci cercherà punti preziosi per risalire la china e tentare di rientrare fra le top 10. E sul nostro sito www.canale189.it è pubblicato il sondaggio Scegliamo insieme il prossimo sindaco di Taranto. Collegandosi e cliccando sulla sezione dedicata al sondaggio, basteranno pochi clic per indicare le caratteristiche che secondo voi dovrà avere il nuovo sindaco: sesso, età, istruzione, provenienza, professione, esperienza e cittadinanza. Nel corso del telegiornale vi forniremo i risultati. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.